a me piace, però, che ti devo dire, David? A me piace. Posso parlare? Prego. No, non su Bin Laden, però. Anche l'ultimo dei più umili, non parlamentari, ma umili di questo mondo, esseri umani, devono anche dire ciò che pensano su alcune questioni importanti. Certo. Nessuno si può arrogare il diritto di dire tu non sei in condizione di esprimere giudizi o di dire o di non poter dire o di non dover dire il tuo pensiero. Ora quando Parenzio, ecco, perché Parenzio io ritengo, ma lo dico veramente con grande serenità, non è una, è una persona intelligente, è una persona che ha cuore, però prende quelle posizioni molte volte che gli servono solo per fare il personaggio, che tutto sommato alcune volte vanno bene, ma qualche volta secondo me dovrebbe fare qualche riflessione che viene fuori dal personaggio e che entri anche in una riflessione leggermente più profonda, una riflessione più profonda. Non sentiamo, sentiamo la predica della domenica, forse dicendo lo fa. Però Scilipoti, a lei vorrei chiedere una cosa. No, abbiamo capito, lei dice che deve uscire fuori dal personaggio, io però le vorrei chiedere una cosa. Alcune volte, non ho alcune detto volte, non sempre, alcune volte, sì. È un invito anche ad una riflessione maggiore, Parenzo. Guardati dentro e ogni tanto cerca di guardare dentro Parenzo in alcuni minuti. Solo la notte lui riesce a guardarsi bene, perché siccome non c'è la luce, allora riesce a guardarsi bene dentro. Vabbè, questa è una battutaccia. No, vabbè, dico una battuta, dico stiamo parlando fra amici. No, certo, assolutamente. Per carità, allora, però lei non si vergogna, vero, di tutto quello che ha fatto? Non si vergogna? Scrive canzoni sull'amore, su Dio, alla politica, di che cosa? Di che cosa si dovrebbe vergognare, Scilipoti? Scusami, Parenzo. Ma si dovrebbe avere, dove fare una canzone dove mette in rima il passaggio dall'Italia dei valori a Berlusconi e dopo ci spiegherà cosa pensa di Bin Laden. Solo dopo. Però adesso lasciamo perdere questo. Voglio chiedere a Scilipoti una cosa. Questo domani ci sarà la nomina di a Berlusconi che l'Italia dei valori dovrebbero parlare un linguaggio, a mio giudizio, nell'interesse non della bandiera. Ma parlano un linguaggio diverso, però. Parlano un linguaggio diverso. Degli italiani. Parlano un linguaggio diverso, Scilipoti. Che accentuare questo tipo di riflessione, che è la riflessione dell'odio e non sicuramente della riappacificazione per un futuro migliore, non fa un buon servizio agli italiani. Agli italiani lei deve parlare per risolvere problemi, lei dovrebbe interrogare, intervenire su argomenti che io ho portato all'attenzione del però, mondo scusi, della politica. Scusi, le voglio chiedere una cosa di politica interessante, domani pare che ci sarà la nomina dei sottosegretari, è vero o no? Ci siano i sottosegretari, io non sono interessato né prima né ora né dopo. Lei non è interessato, d'accordo, ma ci sarà la nomina del sottosegretario o no? Anche questa cosa, per esempio, Parenzio la dovrebbe portare all'attenzione non soltanto di coloro i quali ci ascoltano, ma anche della di coscienza chi? Di Parenzio, perché cioè, un personaggio come l'onorevole Scilipoti, che è stato criticato, che è normale, ma che gli è stato buttato fango a 360 però, gradi. Scusi, mi risponde alla domanda, mi risponde alla domanda sui sottosegretari. Completo la riflessione. Gli è stato buttato fango senza nessuna relazione con la verità, ma soltanto delle falsità, e che avevano detto tutto e più di tutto, ma che non era vero. Oggi pone una, scusi se mi permetto, pone, non dico una lezione di politica, ma pone una riflessione politica che molti politici dovrebbero guardare con grande attenzione. Però scusi, io ho preso la mia posizione il 14 perché ci credevo. La mia posizione è quella di portare avanti quel progetto che avevo in testa nell'interesse degli italiani, e aggiunge che non è soltanto condividendo il progetto la maggioranza, ma è condividendolo e cercando di dare delle risposte. Va bene. E allora su questo dobbiamo dire scusi, concludo la mia riflessione, che il PDL e la Lega in questo momento si stanno comportando bene. Perché alle promesse che erano state fatte su un programma c'è stata una risposta vera e reale. Cioè dire la risposta qual è? Quella della discussione e dell'inserimento in uno dei prossimi ordini del giorno alla Camera dei Deputati, la soluzione per venirne fuori in senso migliorativo, migliorativo. E trovando tutto quello che può essere migliorativo di quello che è stato fatto sul Parenzo, che stai dicendo? E questa è la soluzione, questa è una risposta nei confronti dei senso migliorativo, questa è una risposta concreta, reale.
italiano. Va bene, però... Tutte le altre cose sono degli elementi, però, Scilipoti, scusi, o degli argomenti di discussione che non vanno a approdare a cose serie, ma vanno a approdare soltanto a delle fantasie. Però scusi, Scilipoti, io vorrei capire una cosa. Domani si fa questo piccolo rimpasto a nomina dei sottosegretari oppure no? Io mi auguro che si faccia. Ci può fare dei nomi? Per me non è prioritario. Per me non è prioritario, come non è prioritario per tutti coloro i quali stanno nel gruppo di iniziativa responsabile. Se si dovesse ritenere, ci può fare dei nomi o no? La scelta di completare, di chiudere alcune caselle all'interno del governo, che ben venga, ma non è prioritario, perché ora o domani o dopodomani non è importante. Come non è prioritario chi è che andrà a ricoprire dei ruoli, l'importante è che abbia competenze e capacità per amministrare. Ci può fare dei nomi? Perché fare delle leggi negli interessi delle nostre famiglie e delle nostre figli. Traffico, devo interrompere. Banalità pazzesca. Un solo cuore, un'unica idea, in questo mondo di ostinata follia, per ritrovare il valore che ha la nostra vita. Intanto in esclusiva qui alla Zanzara l'inno dei responsabili del movimento di responsabilità nazionale, di cui Domenico Scilipoti è segretario. Caro Parenzo, c'è una frase che è azzeccatissima: in questo mondo di ostinata follia, direi quasi autobiografico per quanto riguarda il movimento. Comunque va bene così, addirittura. Ma scusa, tu come autobiografico, cosa credevi, che in questo inno dovesse entrare la questione dell'Italia dei valori? Un inno è un inno? Ma no, ma io ormai non mi aspetto più nulla, non mi aspetto più niente, cioè parla di Dio, parla di olismo e vogliamoci tutti bene, e commenta Bin Laden, è Scilipoti, cioè è l'ottimo Scilipoti, è una parentesi della storia parlamentare di questo paese, passerà, è la democrazia comprende anche Scilipoti, e io dico evviva Scilipoti, perché dico evviva la democrazia, quindi teniamoci Scilipoti, che non ci faccia una lezioncina su Bin Laden, però, perché il signor Obama ha altro da fare che non leggere sulle sue agenzie. Ma che c'entra? Che c'entra Obama? Sì, perché Obama sarà lì e gli segnalano tutto quello che viene detto del mondo su di lui. Poverino, gli arriva la teca di Scilipoti Osama non doveva morire, e quello perde 30 secondi del suo tempo prezioso, perché deve stare. Poi dice: who is Scilipoti? Who is Mr. Scilipoti? Who is Mr. It's a movement of responsibility. E Obama dice: who però, is the responsibility? Scilipoti è divertente, Parenzo, lo devo ammettere. Ma io posso parlare, io vedo tutta questa riflessione che ha fatto, mi dispiace perché è una riflessione, scusi la virgoletto, molto puerile, perché veda, io ho il coraggio di dire quello che penso, e quello che penso vale anche per Bin Laden, e quando dico che i miei valori sono cristiani perché la vita per noi è sacra, e Parenzo non la può capire. Parenzo non può capire questo linguaggio, e mi dispiace, ecco perché è puerile. Quando io dico e faccio una riflessione, si toglie il crocifisso dai muri, ed ho il coraggio di dire ciò, di affermare determinati pensieri, di affermare determinate frasi molto forti. Ho il coraggio di sostenere la mia idea, di sostenere il mio modo di pensare, di sostenere la mia cristianità. Allora la mia cristianità non si vede soltanto nelle parole, nella musica, ma si vede anche negli atteggiamenti e nel comportamento. Allora quando Parenzo che agisce e si comporta in modo puerile e non capisce che cosa significa il linguaggio parlato su Bin Laden, che si riporta anche a una mentalità che è anche all'interno di questa canzone, chi è cristiano non può amare la morte, Parenzo. Non capisci niente, Parenzo, sei fuori dalla logica di Cristo. Hai un cristiano no? Non ama la morte, non un cristiano puoi amare ama la vita, un cristiano cerca di redimere, un cristiano cerca di riportare sulla retta via. No, Parenzo, sai che cos'è la Bibbia, sai che cos'è il Vangelo, Parenzo, svegliati, cerca di essere qualcosa veramente di costruttivo per i tuoi figli, non parlare di Cristo
cristianità quando non conosci il significato della parola. Valenzio, cristiano significa rispettare gli altri. Valenzio, cristiano significa non uccidere. Valenzio, cristiano significa non togliere la vita a nessuno. Ma capisci di ciò cosa sto parlando? Valenzio, ma tu ti rendi conto che sei un giornalista, che fai un danno che diventa irrimediabile per coloro i quali credono in dei principi e dei valori. Valenzio, svegliati, togliti da là, perché il danno che tu fai è veramente irrimediabile. Sei un grande mediocre, ma perché sei mediocre? Perché capisci quello che io ti sto dicendo, ma soltanto per spirito di bottega e soltanto per stupidità devi sostenere l'incontrario di quello che sto dicendo io. Questo è il fatto grave, non che tu sei vuoto, tu non sei vuoto, tu sei peggiore, perché tu capisci di che cosa io sto parlando, tu ti rendi conto del vocabolo che io sto utilizzando, ma sei così in malafede solo per ottenere un risultato che mandi un messaggio che è deleterio e non capisci il danno che fai. Allora ecco che cosa ti dovrebbe fare vergognare la notte quando arrivi a casa e ti guardi allo specchio, ma meno male che ti guardi allo specchio senza luce. Capisci, Parenzio? Io ti voglio bene, Parenzio, perché tu sei un essere umano, tu sei degno di rispetto, ma il danno che fai, Parenzio, è irrimediabile. Tu dovresti essere allontanato per quelle cose che dici, perché non capisci quando devi parlare con grande serietà e sobrietà e quando devi parlare per fare l'artista. Gli artisti hanno anche il compito di saper parlare nel momento giusto, di saper far divertire coloro i quali la ascoltano, ma sono anche delle persone intelligenti, sanno utilizzare le parole e nel momento giusto per mandare un messaggio giusto. Io ho il coraggio di parlare di cristianità, capisci, Parenzio? E quando dico che né Bin Laden né altri possono essere uccisi è perché nella mia cultura, Parenzio! Parenzo! Parenzo, sveglia! Sveglia! Sei un morto, sei morto dentro, sei morto dentro il cuore, sei morto dentro lo spirito, sei vivo solo perché sei materia, ma materia grezza, che non può mandare un messaggio. Io sto mandando un messaggio. Danilo ha scritto una canzone per dire: noi cristiani non siamo contro nessuno, ma vogliamo difendere ciò che è nostro. E nessuno può venire a casa mia per dirmi ciò che devo fare. Ma mi devi rispettare come io rispetto te. Parenzo. Significa amore, Parenzio. Parenzo. Ma tu non capisci questo vocabolo. Oppure ancora la cosa più grave, sai qual è? Qual è? Che tu la capisci, ma fai finta di non capirlo. Perché sei un mediocre che fa il giornalista perché sei sostenuto da una parte politica che a ogni costo devi sostenere e mantenere, perché rischi allora di non esercitare più il ruolo di giornalista. Parenzio, ti amo io, ti voglio bene. Io tu no, sei un essere umano, sei un figlio di Dio. Spero ma che io Gesù Cristo ti illumini, perché sei veramente la distruzione non dei miei figli, ma dei tuoi figli. Parenzio, la distruzione dei miei figli sono, hai capito? Un grande coro e dentro ci sono anch'io. Oh, un solo cuore, un'unica idea. Per un'Italia ancora tu, ancora mia. Però, onorevole Scipoti, l'onorevole Castiello le piace, eh? Bacia a mano alla camera, l'abbiamo visto, eh? Io parlo con il cuore, perciò quando parlo con il cuore dico ciò che penso, ma dopo un 30 secondi vorrei che Parenzio ci fosse qualcuno che lo tiri, non so quanti capelli ha, per i capelli lo rimetto. È più dei suoi, caro Danny De Vito. Però Castello è una gran bella donna. La Castello è una bella donna, un bacio a mano. È un fatto di galanteria nei confronti, io non lo faccio solo con la Castello, lo faccio nei confronti di tutte le anche con gli uomini lo fa. Che normalmente quando incontro è un forma di galanteria, di cortesia, di rispetto per il gentil sesso. Certo. Abbiamo con le cotte non lo fanno, sempre veramente con una persona meravigliosa. Ma il suo lavoro in modo ineccepibile. Grazie. Ma questo Parenzio, secondo me, è, tutto sommato non è cattivo. No, ma dovrebbe essere un poco più puro, più pulito. Più pulito, più puro, sì. Ha qualche rifuso. Scilipoti, guardi che alla Casa Bianca attende una sua dichiarazione su Bin Laden. Mi piace di questo Parenzio, speriamo che nel futuro possa rimettersi sulla giusta. Scusi, onorevole Scilipoti.
Dottor Cruciani, volevo fare qualche altra domanda? No, io Cile, una considerazione rapidissima. Dalle cancellerie di tutto il mondo attendono il suo parere sulla vicenda di Osama Bin Laden, Cile. Lo attendo dalle cancellerie di tutto il mondo. Prego, Cile, la sua analisi su Bin Laden. Prego, Cile, con grande amore. E che il Signore ti possa proteggere e ti possa sempre mantenere la mano sulla testa per darti serenità, equilibrio. E ti vorrei aggiungere qualche altra cosa, che in questo momento, siccome siamo in trasmissione radiofonica, no, lo può anche dire, non lo te può la anche dico, dire. Te la dirò personalmente quando ci incontreremo. Spero. Allora, io voglio dire una cosa in conclusione, voglio capire, voglio avere una parola definitiva da Scilipoti sul fatto che lui domani non entrerà nel governo. Adesso andiamo a fare. Ci manca solo questo, guarda, ci manca solo questo. Scilipoti, prego. Parenzi. Dimmi qualcosa di più piccante, perché questo non è piccante. No, se arrivi al governo è tutto finito, posso dirlo? Dai, parecchio. Ma no, io ti voglio veramente anche bene, sei anche simpatico, perché, però se vai al governo è tutto finito veramente, sai? Cioè, voglio dire, cioè, dai una speranza a chiunque, Parenzio, la politica è una cosa seria, amore mio, prima che tu arrivassi. Quando c'è la fine di qualcosa, incomincia una nuova vita. No, ma qui io sono morto il giorno 14, no, ma qui sono risuscitato il giorno 14. Cioè lei è morto nel terreno, scusami, Parenzio, dovresti leggere di più e dovresti informarti, e prima di dire delle cose, dovresti pensarci. La fine, quando tu dici Vasci Lipodi al governo è la fine. La fine significa ricominciare. Significa, cioè, lei il 14 è morto e poi dopo mezzanotte è un minuto, caro Parenzio, significa l'alba. Per te no, perché l'alba per te sono le 6 di mattina, le 5 e mezzo di mattina. L'alba significa mezzanotte e un minuto, già incomincia una vita diversa, ah, è finita. Beh, si dice dalle mie parti, non so se tu il dialetto sì, no, ma lo guarda riesci che c'è a comprendere. Un dramma in corso. Più scuro di mezzanotte non c'è. Allora che cosa significa? Quando tu pensi che sia il male peggiore, dopo il male peggiore si incomincia qualcosa di nuovo, incomincia una nuova storia, incomincia una nuova vita. L'importante è che ci siano persone pronte e preparate per saper guidare quella nuova storia, quella nuova vita. E io spererei che tu, Parenzio, nel tuo lavoro di artista, nel tuo lavoro di giornalista, che è un lavoro nobile, tenteresti quantomeno di creare le condizioni di una società leggermente diversa di quella che c'è. Va bene, va bene. Allora, con rispetto dico Cruciani. Però devo chiudere qui. Però con rispetto dico, tutte le immagini, cosa, un vertice internazionale. Ma perché dove devi c'è Obama? E c'è anche Cilipoti. Ma che c'entra Obama? Cilipoti, la devo salutare, la ringrazio molto. Grazie. Un abbraccio forte. Responsabilità nazionale. Stefano dalla provincia di Genova, dimmi che non puoi dire che non ti piace. Sì, ma mi mette anche di buon umore, perché cosa vuoi? Sì, mi diverte ma mi rattrista allo stesso tempo. Comunque Scilipoti ha grandi capacità da predicatore, non c'è dubbio su questo, eh. Hai sentito? Sì, una tirata di 4 minuti interi, una cosa formidabile. Sì, come quei film americani, quei predicatori americani, no, della campella della sì, tutta contro di te, però va benissimo. Sì, è un scientologi della politica. Stefano, provincia di Genova, buonasera. Ah, non voglio più, buonasera, ci chiedo scusa, eh. Dimmi che è successo. No, non volevo offendere scientologi, chiedo scusa. No, per carità. Ho detto scientologi della politica, chiedo scusa a scientologi. Stefano, provincia di Genova. Eccomi. Intanto Bossi ha detto Berlusconi.